stiamo spostando da Sorrento a Torino, dove andiamo a presentare dopodomani la prima produzione dell'Attacca, il film L'Angelo dei Muri di Lorenzo Bianchini. E a Sorrento abbiamo ritirato il premio, il biglietto d'oro, il nostro primo biglietto d'oro per la sala Visionario. Abbiamo vinto perché siamo stati la multisala tra i 5 e i 7 schermi, una città tra i 50 e i 100.000 abitanti, che ha fatto la miglior media per singolo schermo. Vuol dire che diviso il numero, una volta diviso il numero di totale degli spettatori per il numero di sale, la nostra media è stata la più alta. E speriamo sia solo il primo, è comunque un grande risultato, considerato che il Visionario è comunque un cinema che sceglie i film, che non fa qualsiasi cosa, che non fa qualsiasi tipo di prodotto, e quindi vuol dire che siamo riusciti nell'anno più difficile, probabilmente l'anno del Covid, ad avere un grande rapporto con il nostro pubblico che ha deciso di tornare subito in sala. Sabrina è alla guida, ci sta portando lei fino a Torino. Sì, e dopo aver vinto il campionato del cinema in Italia. Alla prossima.